dico innanzitutto per legge, devo dirla all'inizio, mi scuso con i ministri e con i graditi ospiti, ma noi registreremo l'incontro che sarà mandato in differita nei prossimi giorni. Chi è contrario lo dica subito, soprattutto i ministri, se non sono d'accordo lo facciano presente, noi non manderemo in onda la registrazione stessa dell'incontro. Siamo abituati a cose ben peggiori. Sì, sì, va bene. Esatto. Però io dovevo dirlo, è come sull'aereo, no? Che si leggono... Già che tu ce lo chiedi, è un atto di gentilezza inaspettato. Siccome sono abbastanza... subito anche questo. Bene, allora grazie ancora di essere pervenuti, grazie a tutti gli ospiti, grazie ai colleghi scienziati, tra virgolette, con cui discuteremo nel pomeriggio. Solo due parole di introduzione, è una giornata istituzionalmente molto pregnante, ma in realtà è una giornata di confronto tra tutti noi, nel senso di confronto per il lavoro che abbiamo fatto e nel pomeriggio un confronto per capire a che punto siamo e come possiamo andare avanti relativamente ai contenuti della presentazione, delle varie presentazioni. La materia è una materia assolutamente calda da molti punti di vista, di grande interesse. Credo che la sala, come vedete, molto piccola, voleva essere molto contenuta. In realtà vi ringrazio per la presenza anche dei colleghi di lontani. Ringrazio i colleghi delle ARPA che hanno partecipato all'attività e i colleghi delle ARPA che sono qui presenti per assistere e discutere con noi. Detto questo, io non faccio altro che dare la parola al Ministro Martina per i saluti istituzionali. Prego, Ministro. Grazie a voi tanto dell'occasione. Sono pochi minuti intanto per dire una cosa importante. Dal mio punto di vista questa giornata di lavoro si inserisce veramente nel quadro della collaborazione nuova che da un anno a questa parte, mi permetto di dire, abbiamo instaurato tra il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dell'Ambiente su nodi molto complicati ma fondamentali da affrontare, da aggredire. Io credo che si veda la collaborazione che abbiamo instaurato e i suoi effetti pratici. Mi riferisco in particolare al lavoro che abbiamo fatto sul decreto effluenti, al fatto che questo lavoro, che ha segnato un punto di novità dopo anni di stallo, adesso va completato e definito, in particolare nella relazione con la Commissione, al fatto che questo lavoro sia accompagnato ovviamente da uno studio ISPRA di grande significato che tutti noi vogliamo approfondire e su cui tocca a tutti ragionare in maniera approfondita per vedere quali novità ci sono e come intervenire su queste novità, e quindi il tema di come utilizzare lo studio ISPRA per lavorare anche su temi delicati, penso in particolare alle zone vulnerabili, è una questione che ci riguarda e la giornata di oggi è fondamentale per noi. Non abbiamo solo immaginato questa giornata di studio solo tra virgolette, perché veramente qui c'è per me un passaggio centrale nel lavoro che faremo anche nelle prossime settimane, ma come forse saprete abbiamo convocato per il 10 febbraio prossimo il tavolo nitrati, ormai l'abbiamo chiamato così perché non può essere chiamato diversamente, lì non spegniamo i telefonini, ma comunque non registriamo ma lavoriamo in ogni caso. Abbiamo convocato per l'ennesima volta il tavolo nitrati il 10 di febbraio perché questo lavoro che abbiamo aperto vuole essere un lavoro continuo e avremo da valutare insieme i prossimi passi da fare. Ovviamente in questo ringrazio anche le regioni che ci hanno aiutato, qui c'è ovviamente l'assessore Nardoni che è il coordinatore degli assessori all'agricoltura, perché anche nei passaggi che abbiamo alle spalle a un certo punto abbiamo stretto con le regioni, abbiamo fatto maturare
secondo me, novità utili. Insomma, io credo che si veda lo sforzo nostro di mettere in pratica, al di là dei comunicati stampa, una via nuova per gestire questi problemi, questi temi molto delicati dal punto di vista scientifico, tecnico e poi anche sul piano istituzionale. Penso che questo sia il modo migliore, il modo più serio per affrontare questioni che hanno una portata, un riflesso poi significativo. Penso in particolare al settore agricolo, alle imprese agricole, a quello che è accaduto in questi anni e a come noi dobbiamo far evolvere positivamente la situazione, innanzitutto dal mio punto di vista, a tutela di chi fa agricoltura e la fa con tutti gli elementi fondamentali anche di sostenibilità e di equilibrio. Credo che questo lavoro debba continuare, sono certo che continuerà. Chiedo a tutti e chiedo a me stesso veramente di essere molto esigente sul piano proprio dell'agenda, degli impegni e della concretezza di alcuni passaggi di novità che adesso devono maturare. Quando noi abbiamo lavorato sul decreto affluenti sembrava quasi impossibile all'inizio riprendere quel lavoro delicato e costruire una soluzione equilibrata di compromesso tra le mille esigenze che dovevamo contemplare. Poi ce l'abbiamo fatta, col contributo di tutti. E l'ansia che ho io e che credo abbia anche il Ministro Galletti che dirà, è quella di rendere concrete questi elementi di novità, concretizzati, per renderli esigibili poi a quelli che oltre noi su questo determinano buona parte della propria impresa, della propria attività, della propria... Ecco, questo per me è il punto fondamentale. Credo che nei passaggi che compiamo oggi e anche nei passaggi che abbiamo già delineato in prospettiva abbiamo tutti gli elementi per fare bene questa operazione utile a tutti. E tengo a sottolineare ancora in ultimo la felice interazione, la felice collaborazione che c'è tra i due ministeri, perché come sempre ha detto il ministro Galletti prima ancora del sottoscritto, il problema non è viversi come controparte, ma costruire nella autonomia, diciamo, e nella salvaguardia dei reciproci obiettivi, costruire dei percorsi condivisi, concreti. Mi sembra che ci stiamo riuscendo e grazie ancora per la giornata di oggi, perché credo che sarà fondamentale nel quadro delle cose da fare nelle prossime settimane. Grazie. Thank you.